Natale Di Noio, chiedo scusa per la voce. Sono romena, 32 anni. Sono arrivata in Italia 8 anni fa. Io per fortuna ho un contratto di lavoro come infermiera, ma comunque è stata una trauma la vita in Italia, come la partenza dalla Romania. Dovevo arrivare a Novara, a Bologna, e mi sono trovata a Torino. Lo sapevo solo quando ero sul pullman. Vai a Torino, bene. E sono andata da sola, non conoscevo nessuno e mi ha raggiunto mio marito dopo 2 settimane, ma arrivare a Rivoli sono arrivata, ecco, per me Rivoli mi sembrava tutto buio, tutto nero, non ho visto un albero, parlavo con i parenti a casa, soprattutto con il marito, dicevo non c'è un albero, le strade sono strette, è proprio bruttissimo, io domani tornerei. E pian pianino le cose sono cambiate, per fortuna. È andato bene con il lavoro, anche se lì le conflittualità ci sono state all'inizio. E mi dicevano, ecco, sei arrivata a prendere il posto del mio bambino, il mio ragazzo, mio figlio. E me l'hanno detto in tante colleghe. Sì, ero la più piccola, 24 anni, si potevano dire tanto a una giovane così come me. Ma sono migliorate tante cose. Io ho finito anche psicologia in Romania, ho ripreso tutta la mia formazione qua. E, per fortuna sto finendo. E, cosa dire, continuo a fare l'infermiera, ma va molto bene anche sull'altro aspetto. Perciò, come l'integrazione attualmente, posso dire che sono quasi integrata. Totalmente non lo so se posso dirlo, forse chissà, ma attualmente sono quasi integrata. E questo dato, posso dire, sono stati i miei bambini, che adesso ho anche dei bambini, che ci aiuta a questa integrazione, così c'è il contatto con le scuole, con il comune, con l'amministrazione locale. E sono arrivata a conoscere tanto cosa vuol dire Rivoli, conoscere anche le tradizioni, conoscere anche il sindaco di persona, perciò mi sono avvicinata a un desiderio che anche gli altri ce l'hanno, ma non possono arrivare mai, perché lavorando in quel modo lì facendo un lavoro molto inferiore e devalorizzante rispetto a quello che lo facevi, alla tua preparazione non puoi sentirti bene. Io mi considero fortunata. Leggendo un po' tra le labbra, vedendo la sofferenza, abbiamo pensato all'associazione, così è nata l'associazione Dacia, che per fortuna c'è anche a Rivoli. E vogliamo creare, non so, qualcosa di bello, di conoscerci tra di noi romeni. Non parlo adesso dell'italiano, di quella integrazione di uno e dell'altro, di conoscerci reciprocamente. Parlo solo della comunità romena, di farla uscire di casa è molto faticoso, molto difficoltoso. Non sono riuscita, poche persone che vengono, frequentano, telefono, chiedono, uno perché non ce la fanno, due, la vedono anche una perdita di tempo. Posso andare avanti con tanti esempi, ma soprattutto c'è una depressione collettiva del romeno che non gli permettono di sentirsi bene, di andare a festeggiare con l'altro neanche il Natale. Queste sono le risposte che ultimamente mi hanno dette. Io voglio pensare a mio figlio che sta male in Romania, che non ci sono, io non posso venire a festeggiare quando l'altro non c'è con me. E preferiscono proprio di soffrire in silenzio, che certo non va bene. Delle belle persone, brave persone, anche rivolesi, bravi, bravi, davvero. Quelli che li conosco.
ma desiderei di conoscere di più persone, di collaborare con loro in diversi progetti che ci sono. Ma quello che conosco posso parlare molto bene, molto bene. Tra gli amici, e posso dire anche comune, biblioteca, le scuole, che hanno avuto anche il desiderio di aiutarci personalmente, come famiglia anche, ma soprattutto con l'associazione che mi rendo conto che mi danno proprio la mano, andare avanti. Partendo proprio da questo progetto vostro, Lezioni di Territorio, leggendolo più volte, da qui è partita un'idea, ma anche con l'aiuto di una signora badante che è venuta a aiutarmi a fare la pulizia nella nostra sede, dicendomi: io non conosco assolutamente nulla di Rivoli, ma sai, sono qua da 6 anni, io il castello non l'ho visto, so che è lì, in collina. E da lì è partita l'idea di fare proprio un incontro, chiamare qualcuno di Rivoli, di parlare di Rivoli, partendo dalle tradizioni, partendo proprio da, non so, se c'è la possibilità anche di andare una volta a visitare il castello. Questo è stato proprio un'idea che è partita da questo progetto, ma di farla con la comunità romena. Lo sottolineo, comunità romena, perché ho notato, hanno un po' la diffidenza di incontrare anche l'altro, di avere l'altro vicino, non riescono ad aprirsi. E per avvicinarli io devo dare solo questo spazio per loro, lo spazio per noi. E secondo me dopo sarà anche il coraggio di conoscere l'altro, perché non ci conosciamo noi tra di noi. 1º maggio, che è l'inizio della primavera, e da bambina era una giornata la più bella, forse per me. Perché c'erano tante canzoni che parlavano di questo giorno, si imparavano a scuola e li cantavi anche per la mamma, perché 8 marzo c'è la festa della mamma e c'era, iniziando dal 1º fino all'8 marzo, questa preparazione. E un altro aspetto importante è che c'è un ciondolo, un portafortuna, che sono diversi come forme, colori, e poi un filo bianco e rosso, che sono, c'è l'incrocio di questi due fili che rappresenta il bene e il male. La luce, il buio, il bene e il male, per essere breve. E poi c'è un ciondolo lì, ce lo regalano i maschi, ecco, e lo devi tenere per tutto il mese. Me lo ricordo molto bello, e l'iniziativa sarà anche per il 2013 di fare un laboratorio per costruire questi ciondoli e di festeggiare il 1º marzo. Ho apprezzato tantissimo il villaggio di Babbo Natale, che per noi, per me era una novità, non si festeggiava. E il carnevale, che è proprio particolare e specifico, l'ho trovato specifico del posto. Ma almeno da dove arrivo io, dalla Romania, nella mia città, non c'era la festa del carnevale. Non c'era. Qualcosa di simile a Capodanno, si utilizzava la maschera. Ma non c'era la festa del carnevale. Ma sono da apprezzare perché tanti progetti che iniziati ma anche finiti. No, un buon giudizio. Voglio dire, ringraziare che siamo stati accolti come associazione e ci dà proprio una mano anche a noi di conoscere un po' questo mondo associativo che è nuovo. Per me, io lo vedo come che loro sono quelli che promuovono un po' le tradizioni, che le mantengono, i costumi, le tradizioni, e perciò ci vuole un'associazione del genere sul territorio. No, neanche le associazioni, neanche il volontariato. Da poco c'è anche da noi, ma non c'era la mentalità del volontariato e neanche delle associazioni. E da quando avete iniziato già mi passavano più proverbi. Ma l'ultimo, che forse ci sta con noi, con quello che vogliamo fare, dove sdue la forza cresce. Non lo so in italiano se è proprio detto così, ma da noi è molto importante. Unde sdoi putere a crescere. Vuol dire che con l'altro qualcosa puoi fare, da solo non lo puoi fare.